a 5 minuti dalla prova generale di Due Mariti per Fortuna di di Mario Mario Brancaccio. Brancazzo con la compagnia Il Grillo. Sì. Come nasce la compagnia Il Grillo? Niente, in verità siamo due compagnie che ci siamo uniti per fare questo lavoro. Una è Teatromania di Gianni Tricarico e l'altra invece Napoli Arts. Tuo marito non esiste più, hai capito? È morto! Rimanete, non ha importanza, mai come questa volta siete venuti al momento opportuno. A precisa domanda e sì con una precisa risposta. Oltre me e mia moglie, vedete qualcun altro? Dove? In questa stanza! No! Senti, questo testo, Due Mariti per Fortuna, com'è? Raccontacelo un po'. In verità questo è un testo che praticamente viene tratto da un romanzo di un brasiliano, George Amado. Se ricordo bene, perché è stato tradotto da Mario Brancaccio. Noi questo lavoro l'abbiamo fatto nel 2007 per la prima volta. Niente, tratta di una storia di una donna, questa Fortuna, che ha sposato in prime nozze il marito Tony Saracino, che muore il giorno del matrimonio perché lascia la sposa fuori la chiesa per festeggiare il carnevale e muore proprio vestito da brasiliana. Mentre il secondo marito, Teodoro, il quale Teodoro Padella, in realtà è un medico, al contrario di questo Tony, che è un tipo, diciamo, un po' birichino. Io sono un uomo di scienza, non credo ai fantasmi. Ma io sei messo sotto braccio, guarda! In realtà questo romanzo ci racconta che questa fortuna, il desiderio di vivere questa prima notte che non riesce mai ad avere, sia col primo che con il secondo, perché il secondo ha un Quindi altro che fortuna, insomma. altro per fortuna. E quindi alla fine ci sono delle belle morali dove molte volte lei dice agli altri, a volte è meglio sognare un amore che viverlo, perché lei preferisce ritornare indietro con Tony, ma non con Teodoro, il quale è molto pignolo. Ma non ti corna di corna, cavalici cavarai, asciti porra casa mia. E questo è uno spettacolo che principalmente, al di là della risata, proprio perché è tratto da un romanzo e rimane tale, la gente non esce vuota da questa storia, ma Quindi si unisce quello che a volte divide un po' il teatro, cioè la morale e il è il divertimento. divertimento, E invece esatto. abbiamo un testo che unisce tutte e due, è una Unisce, grandissima cosa. sì. Non mi resta altro che augurarvi merda, merda, merda. Merda, 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 sciatamman guop. Questo è il nostro motto.